Ciao a tutti e Zugo, benvenuti in un nuovo video, benvenuti in una nuova reaction e nello specifico benvenuti nella mia reaction al secondo episodio di Boba Fett, la nuova serie TV Star Wars disponibile su Disney Plus. Per chi non avesse mai visto la mia reaction, questa qua è la mia reaction editata con tutti i migliori momenti della reaction, l'episodio messo in alto in piccolino. Invece in descrizione troverete il link per la reaction completa senza tagli con un minutaggio al quale sincronizzare l'episodio. Io ho già visto il secondo episodio, devo dire che mi è piaciuto più del primo. Però comunque a fine video poi vedete le mie opinioni. Mi sta piacendo, sono molto molto soddisfatto. A parte ciò, vi ricordo sempre che noi le puntate le stiamo guardando comunque ogni mercoledì alle 8:50 di mattina quando esce l'episodio in streaming su Twitch. Ma a parte quello, noi siamo sempre in stream su Twitch tutti i giorni. Comunque nei prossimi giorni usciranno tanti altri video. Per quanto riguarda Boba, penso che continueremo con le reaction al momento senza analisi, senza altro. E quindi vi auguro una buona visione, che la forza sia con voi. Buona visione. Il palazzo di Jabba. Ah, è Fennec col prigioniero? Sì. Gigante sto cancello, non me lo ricordavo. Non parla molto. Magari però temi rancor. Pam pam. È vero. Bellissimo che si spostava per guardare. Mo? Sono stato indietro dal sindaco, mi manda il sindaco. Visto il sindaco, eccolo. Manco ci sta. Ma infatti mi pareva strano che dopo tutti questi anni Ratatouille. Pa, pa, pam, pam, pam. Le tribù di Tatooine. Az. Pam 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 pam. Quello è il municipio. Sono qui per vedere il sindaco. E chi è questo sindaco? Faccelo vedere. Tuttavia non ho visto la sua lettiga arrivare. Non arrivo in lettiga. Trista informarla che il sindaco è indisposto per il resto della settimana. Certo, sì, sì. Ah, l'avevamo visto. Entra senza essere annunciato. Bellissima questa voce. Se non sai chi sono, allora perché hai inviato quest'uomo ad assassinarlo? Ah. Ok. Grazie per averlo consegnato. Cioè, lo sta trattando come se fosse un cacciatore di taglie. Non sono un cacciatore di taglie. Infatti. Gestire una famiglia è più complicato che cacciare taglie. Ok. Secondo me sta parlando ovviamente di quelli, diciamo, anche della famiglia Hutt, magari, presente su Tatooine. O comunque delle persone che lavoravano con Boba. Cioè, con Jabba the Hutt. Il sindaco Mok Chase mi ha mandato qui come per scoprire qualcosa. E ora sudi come un Gumpta su Mustafar. Che è successo? I gemelli rivendicano il lascito del defunto cugino. Della famiglia Hutt. Tipo i tamburi. E questa era lettiga. Wow. Si vede che sono un po' finti in CGI, però non malvagi. No! Che fa? S'asciuga e poi se lo mangia. Ma che figo. Quelli poverini devono stare in piedi a tenerli tutte e due. Ok, assolderanno qualcuno. Magari è tutto risolto. Non penso. Sono i primi nemici che si presentano. Ah, ora andiamo nel passato, mi sa. Che bella questa scena del passato. Guardare là i due che si allenano. Pure tu, Boba, cazzo. Ti hai insegnato a fare in quell'altro modo, su. Bello, però mi piace. Oh, cosa è successo? Suk. Che cos'è questo mostro gigante? È un serpentone. È gigante. È un tre. Ah, ah! Che è l'impero? No, non. Cioè, sono con tipo. No, l'impero non può essere qua in quest'epoca. Sono pirati. Che carino, però, con loro. Oh no, li devono bruciare. Oh, speeder? Sì. Sono i tizi che comunque aveva già visto, no? Io fermerò il treno. Sì. Il lungo speeder. Prenderò il fucile e il bastone. Vai, Boba, fagli vedere chi sei. Ah, loro sarebbero i proprietari della locanda, penso, forse. O forse è lui. Comunque, nessuno è a proprio agio in questo posto. Ma no! Le golose patatine! Bevi, bevi, che mo te strozzi. Bello. Tra l'altro tutto senza armatura pure. Proprio corpo a corpo. Grazie.
E ora manca il treno, però. Para 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 pam. Ah, li sta portando tutti. Li porta all'accampamento? Ecco qua tutto. Il nostro bottino. Un regalo per voi. Eh no! Oh, fermi, no, sono mie. La faccia del regalo. A usarle. Tutorial. Faglielo vedere, faglielo vedere. Non sono molto convinti. Si schianterà malamente. Dai, beh, però stanno imparando, su. Quando il treno arriva, voglio che tu invii un segnale con questo. Si stanno addestrando proprio per fare l'assalto al treno. Vuoi che ti mostri quanto va veloce un treno? Wow. Sì! E ora è lui che viene addestrato ancora di più per il combattimento. Ecco, questa è una skill importante. Eccolo. Piloti pronti. Prontissimi. Guardali, oh. Eh no, però. Bellissimo l'effetto sulla sabbia. No, dai il segnale, dai il segnale. Oddio, sono appostati, ma proprio. No, prendilo, prendilo. Ma mo la moto gli si rompe. Cazzo, ma comunque sono tantissimi sopra sto treno, eh. Vai. Ti lancia sopra. E lo fanno mezzo esplode. Salve, droid, Dorothy. E che fa? Sta ancora più veloce? Wow. Certo poteva farlo prima, se voleva scappare a tutto. Però, no, mo frena. Non è che frenando. Oh, wow. Tutti i banta. Non può farlo ormai. La fa potenza, va tutto in tilt. Guardalo. E dove si va a schiantare sto coso? Ma ci sarà un bottino sopra questo treno? Sì. Ah, sono tutti prigionieri. Hai intenzione di ucciderci? No. Dipende da come risponderai a quello che sto per chiederti. Queste sabbie non sono più libere per il vostro passaggio. Giusto. Però li lascia andare. Se vorrete passare, allora devono pagare? Ora tornate dal vostro sindacato e presentate questi termini. Ma questo è il sindacato di Kira? Ma la stanno buttando così. Non molto intelligente questa cosa. E ora se me ci faranno vedere a chi appartiene il sindacato, dai. Bellissimo quel sistema. Regalino, regalino. Una lucertola. Grazie. Lui dice tipo che ce faccio? Eh? Come, scusa? Dentro la tua testa ti guiderà. Questa era tipo una cimice di Matrix è diventata. Questa è la vecchia armatura comunque. Non è quella nuova che ha adesso. E sarebbero gli oceani di Camino? Ah, è quando stava nel Sarlacc. Ah, da piccolo. Ok. Ah, è lui. Ah, quindi, cioè, dopo quella lucertolina aveva viaggiato mentalmente e se n'era proprio andato da qualche parte. Da questo bastone forgerà la sua arma. E diventa uno di loro. Ah, e questi sono i vestiti che aveva in The Mandalorian, mi sa. Guardalo che bello. È tipo l'armaiolo. Ah, guarda che bello. Quindi c'è la base di legno e una copertura di metallo. Adesso è uno di voi. Una cerimonia. E si uniscono tutti a mano, mi sa, vero? Pam. Para pam pam, para pam pam. Ed è finita. Ok, a me sta piacendo. A me continua a piacere. E al momento preferisco la storia nel passato che quella nel presente. Però, boh, per me manca sempre quel qualcosa. Non lo so. E cioè, a me va benissimo così. Per me possono continuare così. Mi sto divertendo, mi sta piacendo. Però, capito, gli manca quel qualcosa che la faccia un po' esplodere, ok? Che sicuramente arriverà dopo, eh. Però, insomma, già sono due episodi e
È molto molto tranquilla. È molto molto tranquilla. Però mi piace. Sicuramente mi piace. Vediamo come proseguiranno i prossimi episodi. Grazie per aver visto questa reaction su YouTube. Ma noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush.